sono vuotate e murate immediatamente per evitare che siano occupate da altri senza tetto. Non sempre si fa in tempo a murare gli accessi, per cui nel frattempo c'è un ricambio di persone che ci abitano. C'è un'associazione, l'Arci Scampia, che organizza una scuola di calcio che è frequentata da centinaia di ragazzi, che ha avuto anche riconoscimenti nazionali e internazionali. Quest'anno ha rappresentato l'Italia a un campionato di calcio, in Danimarca sono andati, che non ha un campo di pallone. Prima usavano un campo di pallone abusivo di un camorrista che costava 70.000 lire all'ora, poi questo campo non c'è più perché hanno costruito appunto in questo spazio delle altre case per gli abitanti delle vele. E la risposta della circoscrizione è: costruiamo un campo regolamentare da serie C. Lo stanno costruendo, chissà in quale secolo sarà finito, e costerà un occhio della testa per gestirsi. Poi al confine con Piscinola c'è un fantomatico edificio plurifunzionale, dove c'è una piscina, un'impionica, uno spazio per il teatro, era prevista una biblioteca comunale e vari locali per le scuole, che il movimento dei disoccupati organizzati occupò anni fa, organizzando delle visite guidate in maniera che gli abitanti del quartiere sapessero di che cosa erano stati privati. E allora invitarono il sindaco di Napoli, che allora era Lezzi, a visitare pure lui questa struttura, e Lezzi se ne uscì dicendo: manco a Parigi tengono i soldi per gestire una struttura simile. Allora non si è capito perché l'hanno costruita. E poi delle iniziative di rappresentanza, di cui una delle più importanti è la costruzione del parco urbano di Scampia, una villa comunale di 800.000 metri quadrati con due laghetti rettangolari, tutto squadrato perfettamente, è stato fatto col tecnigrafo, prima ancora del computer. Il computer prevede anche dei percorsi sinuosi, invece questo è tutto squadrato. La villa, quando l'ha visto un mio amico tedesco, ha detto sempre una villa nazista. Ci sono anche dei pilastri in verticale dove un tempo, chissà in quale secolo, cresceranno dei rampicanti per fare dell'ombra, perché attualmente non c'è un filo d'ombra. Ci sono delle essenze rare di piante costruite là dentro, affidate a giardinieri dilettanti, che sono i rappresentanti di lavoratori socialmente inutili che badano alla villa, che hanno litigato con i giardinieri comunali per cui si sono separati. Allora qualcuno bada alle piante, qualcun altro le pota tutte quante alla stessa maniera, per cui le distrugge. Questa è la situazione. E poi è ingestibile, perché è una cosa enorme, chiusa alle 5 di pomeriggio, quando uno ha finito di lavorare, magari vuole andare a fare due passi nel parco, allora è chiusa. E quindi non serve a niente. C'è un fantomatico cinema, non si è capito bene se è un cinema o un teatro, ma in pratica è un locale enorme, senza sedie, senza niente. Per cui chi volesse gestirlo deve prima spendere milioni per metterci tutta l'attrezzatura e l'arredo. Per cui sta là, nel locale della circoscrizione, all'estremità della villa. Così la vicenda degli asili nido: a Napoli sono carenti gli asili nido, qua ne hanno costruiti 7 e ce ne erano altri 2 in progetto. Si sono costruiti e abbandonati. Per cui ci vanno i ragazzini, più o meno bradi, ad allevare cani, strappano le condutture dei muri, chi si va a vendere dei pezzi di murature, eccetera, che evidentemente questo serve soltanto a far guadagnare dei soldi agli appaltatori, perché non c'è una politica di gestione degli asili nido. Forse uno mi pare che se sta per aprirsi, gli altri sono abbandonati a se stessi. Per cui c'è questo spreco di materiale pubblico e anche questo concetto, che è sballato, di risposta a un'esigenza reale degli abitanti con megaprogetti. Cioè, serve un giardino, si fa la mega villa, che non è gestibile. La chiesa è sempre anche molto, molto ambivalente, perché Felice faceva un po' paura, nel senso che non vogliamo insomma essere coinvolti più di tanto in un discorso che non sia di rivendicazione di diritti, indipendentemente, insomma, se... Cioè la Chiesa, quello che per noi è giustizia e solidarietà, per loro più delle volte è beneficenza. E questa è la differenza. Se io ti faccio mangiare con me, non ti sto facendo l'elemosina, ma te lo do perché io ce l'ho, lo divido con te, per una questione di giustizia. Cerco di rimettere a posto quello che è stato guastato in un tempo precedente, di cui non sono responsabile, però mi sento responsabile nel momento che io mangio tu. E questo è difficile, insomma, io dico, questioni di sfumature.
quando cominciamo ancora con la scuola 128 all'ISES, c'era uno spazio alle spalle dove volevamo attrezzare uno spazio giochi per i ragazzi, per cui costruimmo una pista per i carroccioli. I carroccioli sono gli antenati degli skateboard, cioè delle cose, però con grande differenza. Lo skateboard si compra, il carrocciolo era fabbricato dai ragazzi, cioè tavole vecchie, pezzi di legno, chiodi ritrovati e cuscinetti a sfere usati dalle gare insieme, con una continua opera di manutenzione e con un rumore terrificante di cuscinetti a sfere sugli asfalti, soprattutto nella controrra quando i vecchierelli volessero dormire. Allora la pista per i carroccioli attorno, c'erano questi muri di recinzione, dipingiamo i muri, no? Con la storia della scuola, con le esperienze che ci eravamo fatti con la scuola popolare, con la nostra controscuola. Quando i nostri figli arrivarono a frequentare la scuola di Stato, noi pensavamo di mettere a profitto questa nostra conoscenza collaborando con gli insegnanti, non l'avessi mai fatto. Io proposi una cosa rivoluzionaria, cioè la proiezione di diapositive della pittura degli egiziani antichi nella scuola elementare. Successe il casino, si diffuse la voce che io oscuravo le aule per pomiciare con le maestre. Cioè, qua non si era concepito ancora l'uso delle diapositive della scuola. Visto che da scuola ci sono tutte queste difficoltà, dipingiamoci i muri del quartiere. Allina Casa, ancora prima che nascesse la 167, era l'81, allora, cioè la fruizione della 167. Era l'81. Scaricammo i ragazzi nella pineta di Lina Casa, dove c'era la recinzione di basoli, cioè di trachite, di roccia lavica, grigia scura. Allora dipingevo su queste cose, all'inizio in libertà, ognuno dipingeva quello che gli pareva e io cercavo di coordinare queste cose in un discorso unitario, no, sulle invenzioni del quartiere. E si cominciò quindi a fare murales, a dipingere. L'estate dipingiamo i muri. E cominciamo a dipingere, anche perché appunto facevamo questa assemblea alla fine dell'anno, vennero ben 8 persone in un rione di migliaia di abitanti, solamente gli alunni della scuola erano 700, 8 persone, di cui un maestro che reagiva, un tipo proprio fascista, no? Il quale reagiva alle mie proposte dicendo che c'è bisogno che chiamiamo il pittore per venire a fare le cose della scuola. Pure io dico a un ragazzo fammi il giallo e quello me lo fa. Dico guardi che il giallo è un colore fondamentale, non si può fare, si può fare l'arancione mischiando il rosso e il giallo, ma il giallo o ce l'hai o non. Allora che succede? Che le scuole sono una cosa per addetti ai lavori, i bidelli, gli insegnanti, il custode e i genitori. Spesso in conflitto tra di loro, che i genitori non devono interferire con l'attività didattica. I bidelli non hanno voce in capitolo, sono l'unica categoria, diceva chi è Starnone, che vengono definiti per quello che non fanno, cioè il personale non docente. Che cosa debbano fare non si sa. Difatti adesso parecchie scuole sono la pulizia affidata a delle ditte di pulizia che vengono da loro, non si è capito il bidello che fa. In genere i maschi giocano a carte e le femmine lavorano a maglia.